punto, ma tanta amarezza per l'Alma Salerno che in casa contro il Futsal Capurso non va oltre il 4-4. I primi minuti di gara vedono un'Alma arrembante decisa a portare l'intera posta in palio a casa. I Granata vanno insistentemente all'attacco, collezionando numerose occasioni non sfruttate, però al massimo. Pochi pericoli corsi da Alessandro Carpentieri nei primi scampoli di partita. Poco prima dello scoccare dell'ottavo minuto di gioco, l'Alma Salerno passa in vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Franco batte a rete. La respinta è corta e trova pronto Antonio Volo, che deposita il pallone in porta. La reazione della compagine ospite non si fa attendere, complice anche una dormita dell'Alma. Il pallone buca tutta la difesa prima di essere raccolto da un giocatore del Capurso, che lo mette alle spalle di Carpentieri. Nonostante il pari subito, l'Alma ricomincia l'assedio alla porta dei biancorossi. L'opportunità più clamorosa arriva poco dopo il 14esimo con Spisso che, poco defilato ma libero, colpisce il palo dopo essere stato servito da Galignanes. A 2 minuti e mezzo dalla sirena di metà gara i padroni di casa tornano in vantaggio. Ancora sul calcio d'angolo, battuto da Spisso, Franco colpisce al volo spedendo il pallone in rete. Nella ripresa l'Alma ha un iniziale momento di rilassamento che al 5 minuto e mezzo porta al gol del pareggio del Capurso. I salernitani non ci stanno e provano a tornare in vantaggio schierando Galignanes come portiere di movimento e provando a sfruttare la superiorità numerica. L'effetto però non è quello sperato, tanto che i padroni di casa subiscono ben 2 reti a porta sguarnita. Al 17esimo i Granata riescono ad accorciare con Recalde per poi riprendere l'assedio alla porta del Capurso, ma trovando l'ottima opposizione dell'estremo difensore pugliese. Portiere che nulla può contro Nigro che a 16 secondi dal termine batte impietosamente a rete per il gol del 4-4. Il risultato non cambia e l'Alma Salerno guadagna un altro punto prezioso in ottica salvezza.